Il governo ha varato l'altro giorno il nuovo decreto denominato decreto rilancio. L'obiettivo è quello di rilanciare l'economia che è aggravata da una grave crisi conseguente alla pandemia da coronavirus. I provvedimenti contenuti in questo decreto sono costituiti da due blocchi. Il primo riguarda le misure che erano già state approvate nei due decreti precedenti che vengono reiterate per alcuni mesi. Il secondo blocco invece contiene dei provvedimenti innovativi rispetto a quelli precedenti. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, viene concesso alle imprese con un ricavi fino a 250 milioni di euro di tagliare il versamento dell'IRAP per quanto riguarda il saldo 2019 e l'acconto 2020. Gli altri provvedimenti riguardano fondamentalmente contributi a fondo perduto per le microimprese, per i lavoratori autonomi e due provvedimenti riguardanti la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese e delle grandi imprese. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, vengono concessi praticamente agevolazioni fiscali ai soci delle imprese che vorranno ricapitalizzare le proprie aziende. Il contributo è pari al 20% degli importi versati per la ricapitalizzazione. Per quanto riguarda invece le grandi imprese, viene costituito un fondo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti per interventi sia di ricapitalizzazione che di salvataggio delle aziende.